Benvenuti alla 140esima puntata di Pillola del Montecitorio, la settimana che va da lunedì 24 a giovedì 27 ottobre. Lunedì, come di consueto, la discussione generale, in particolare due mozioni e una proposta di legge. Le due mozioni erano quella del Partito Democratico, che riguardava iniziative volte a garantire un adeguato risarcimento a favore delle persone che hanno subito danni da incidenti stradali, e la seconda era quella riguardante le iniziative in relazione all'annunciata chiusura dello stabilimento Iribus di Flumeri in provincia di Avellino. La proposta di legge era quella della maggioranza per il divieto del burka sostanzialmente in Italia. La mattina di martedì non si è tenuta seduta, mentre alle 15 abbiamo iniziato con l'informativa del ministro dell'interno Maroni sugli incidenti che si sono verificati a Roma il 15 ottobre. Poi si è passati al provvedimento che portavamo dalla settimana scorsa, cioè la ratifica dell'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Quindi si è passati alla giornata di mercoledì. Era previsto il seguito dell'esame della modifica costituzionale all'articolo 41, 45, 97 e 118 della Costituzione, ma la maggioranza, nella piena bufera dei provvedimenti che devono essere portati dal Premier all'esame della Comunità Europea riguardo le misure che l'Italia deve prendere e di cui avete sentito ampiamente parlare sia in televisione che sui giornali, la maggioranza si è resa conto che probabilmente tale non sarebbe stata neanche in aula e quindi ha chiesto di posticipare sia questo provvedimento, e poi è stato posticipato anche quello sul burka, alle settimane successive, e di dedicarsi a dei provvedimenti che sarebbero dovuti essere un po' più tranquilli, e cioè le mozioni che avevamo all'ordine del giorno. Ma la tranquillità è durata soltanto nell'esame delle mozioni riguardanti le iniziative volte a garantire l'adeguato risarcimento a favore delle persone che hanno subito danni da incidenti stradali. Garantire maggioranza si fa per dire, nel senso che la maggioranza è stata, non è caduta soltanto per un voto su un paio di mozioni, ma quando si è arrivati poi alle mozioni che riguardavano le iniziative in relazione alla chiusura dello stabilimento Iribus, e invece sulla mozione dell'Italia dei Valori la maggioranza è caduta una prima volta. Si è passati poi al terzo gruppo di mozioni, che erano quelle che recavano iniziative per garantire la trasparenza delle informazioni relative all'aiuto pubblico allo sviluppo, e anche in questa occasione la maggioranza ha trovato modo di andare sotto, e quindi si è chiuso il pomeriggio con un altro paio di scivoloni da parte della maggioranza. Giovedì mattina si stava per prospettare uno scenario molto simile, erano all'ordine del giorno le mozioni concernenti le misure a favore del trasporto pubblico locale, e anche in questa occasione erano evidenti i numeri ridotti della maggioranza, cosa che ha portato il governo a fare quello che ormai da tempo accade quando si rendono conto di essere in minoranza, cioè di rimettersi all'aula, e a quel punto è stata mascherata, diciamo, con voti differenziati all'interno dei gruppi di maggioranza, si è mascherata quella che era un'evidente minoranza della maggioranza in Parlamento. Così si è conclusa questa settimana. Va segnalato, ma anche questo l'avrete visto dalle cronache sui giornali, in televisione, la rissa che c'è stata nella giornata di mercoledì, allorché il capogruppo della Lega Nord, Reguzzoni, ha preso la parola per chiedere materialmente le dimissioni del Presidente della Camera Fini, reo di aver preso parte a una trasmissione televisiva nella quale ha ricordato che la moglie di Bossi, a proposito di pensioni baby, era andata in pensione a 39 anni. Questo ha scatenato l'ira di Dio, ci sono state zuffe, insomma la vicenda la conoscete, e purtroppo questo, diciamo, è un'altra macchia, io almeno così la interpreto, alla credibilità nostra delle istituzioni, in un momento nel quale francamente credo che le persone tutto si aspettino da noi tranne che scazzottate, mentre le persone sono dilaniate dal disastro che c'è stato, l'alluvione che c'è stata in Liguria e in Toscana, e da tanti altri problemi che sono quelli quotidiani che le persone vivono ogni giorno nella situazione economica drammatica nella quale ci troviamo. Ma purtroppo anche questo è un pezzo di quel che la classe politica rappresenta, se consentito non tutti, una parte, e con la quale però dobbiamo fare i conti. Ovviamente per quel che accadrà la prossima settimana e nei prossimi giorni non posso che rimandarvi alla prossima puntata di Pillola Montecitorio. Per ora è tutto e vi auguro una buona giornata.